Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete capito dal titolo, oggi vi faccio vedere che cosa ho preso per questa primavera. Ormai saprete che da quando avete visto comunque il video di decluttering del mio armadio durante il trasloco, il mio armadio negli anni si era riempito di vestiti che non avevo scelto io, vestiti che avevo raccattato da mia madre e mia sorella perché non potevo comprarne, quindi prendevo ciò che mi regalavano e che mi passavano di seconda mano. Adesso finalmente ho deciso di comprare solo vestiti che mi piacciono davvero e che rispecchiano la mia personalità al 100% e che rispecchiano i miei gusti. Come è giusto che sia, perché come ben saprete, comunque i vestiti sono anche il modo con cui noi comunichiamo con il mondo. Quindi i vestiti sono molto importanti, dobbiamo sentirci a nostro agio mentre li indossiamo, devono rispecchiare il nostro mondo, perché sono il nostro biglietto da visita con gli altri. Sono soprattutto il nostro personalissimo modo in cui ci possiamo esprimere. E quindi questa primavera ho detto finalmente voglio comprarmi dei vestiti che mi piacciono e che mi rappresentano al 100%, quindi aspettatevi un sacco di fiori. E sì, possiamo fare anche un sacco di battute sul fatto che mi chiamo Fiore e che ho una passione per i vestiti con stampe floreali. Prima di iniziare a mostrarvi il mio bottino primavera-estate, voglio parlarvi dello sponsor di oggi, il brand di accessori Purelay. Sapete quanto mi piacciono gli accessori, in special modo gli orecchini. Mi sono innamorata di alcuni modelli di Purelay e ve li voglio far vedere. Vi lascio anche nel box in descrizione alcune informazioni in più e un codice sconto che potete utilizzare. Sono forse un diavolo tentatore? Ma ovviamente sì! Questi ormai sono diventati i miei accessori preferiti in assoluto. Per esempio, questi orecchini, che chiamo gli orecchini swirl, me li avete visti indossare davvero spessissimo. Ovviamente non potevo non scegliere anche dei cerchi, come sapete sono il modello di orecchini che preferisco in assoluto e che indosso proprio più spesso. Poi ho preso questi, uno stile un pochino più retro, molto graziosi, così piccoli e discreti, ma comunque davvero molto interessanti grazie al loro design. Anche questi, sempre piccoli, hanno questo dettaglio punto luce con i brillantini, mi piacciono davvero moltissimo. Poi ho scelto questa collana con la medaglietta liscia per avere un accessorio un pochino più passepartout da mettere anche su dei look più sportivi. E poi arriviamo al pezzo forte, la mia preferita in assoluto. Mi piace davvero tantissimo il design della stella e questa collanina prende benissimo la luce, sta davvero molto bene al collo. Bene, ora che vi ho mostrato tutti quanti i miei pezzi preferiti, direi che possiamo iniziare con il nostro haul primavera-estate. Ricordatevi che nel box in descrizione ovviamente vi lascio più informazioni, ma soprattutto il codice sconto che potete utilizzare. Comunque, vorrei iniziare il mio primissimo acquisto. Questa t-shirt di Jane Campion che ho preso per festeggiare la sua vincita, l'Oscar alla Best Director, per il suo film Del potere del cane. Sapete che io ho amato tantissimo il romanzo e la adoro, adoro Jane Campion, mi piace tantissimo da quando mi sono innamorata di Lezioni di piano. Ovviamente l'ho visto che ero più grande, cioè tipo 7-8 anni comunque, non nel 93, nel 93 ero ancora molto piccola. Avevo già la t-shirt di Chloe Zhao che mi ha inviato nella Box PR per l'uscita di Nomadland. Mi è piaciuta tantissimo, è una maglietta che avevo indossato tantissimo, mi piaceva tantissimo la qualità del cotone e quindi quando ho visto questa qua di Jane Campion con questo design apposta per il potere del cane ho detto è mia, è la mia t-shirt, devo assolutamente prenderla e così ho fatto. Tra l'altro dall'Inghilterra non mi è arrivata fortunatamente dogana e le spedizioni sono state anche piuttosto veloci, quindi sono stata molto molto contenta. Comunque faccio vedere quello che ho preso da Cézanne, le cose che sono safe, che mi sono arrivate, sono in salve giuste, eccetera. Ho preso questa cintura, tra l'altro cioè è perfetta anche su come sono vestita adesso. Sono soddisfattissima. Questa cintura in realtà la stavo puntando ormai da quasi 2 anni perché era andata sold out sul loro sito, non stavano facendo nessun restock e mi ero innamorata di questa fibbia così tanto grande, la trovavo veramente bellissima. Soprattutto mi piaceva tantissimo questo scamosciato ocra, che come vedete comunque è un colore che mi piace, ma poi soprattutto mi piacevano tantissimo tutte quante le impunture così a vista bianche, cioè così a contrasto sull'ocra, mi veramente mi piaceva impazzire. Ho preso la taglia, la T80, che dovrebbero essere circa 80 cm di lunghezza. Ovviamente ha una qualità molto molto alta questa cintura, quindi sono veramente molto molto felice di averla presa. Adesso la mettiamo un attimo così. Secondo me è veramente bellissima. Mi piace davvero un sacco. Stupenda questa cintura. Quindi ho preso questa cintura, cintura è andato tutto bene, poi ho preso, sapete io sono fissata con le maglie a righe, soprattutto tema un po' marinaretto, ho preso infatti la loro tipica maglia di Cézanne, quella a righe, super francese, super basic, l'ho presa rossa perché mi piaceva. La cosa molto carina è che ti davano la possibilità di ricamare qualcosa, io volevo ricamare pizza, però poi mi sono detta, ricamare pizza su una maglia francese? Forse dovevo ricamare macaron?
o panno cioccolà, non lo so, e in ogni caso ci ho ricamato fiore, così, perché comunque fiore è anche una cosa, non sono solo io, quindi comunque era una parola che poteva essere carina. E poi in realtà sono stata un po' colto alla sprovvista perché ero là, stavo effettuando il pagamento e mi hanno detto: ah, personalizza la tua maglia, è gratis. E io: oh, devo personalizzare la mia maglietta, ma non so che cosa scrivere, quindi ci ho scritto fiore. E comunque questa è la maglia, mi piace tantissimo, tra l'altro ho visto che loro la indossano, la modella la indossava anche con una camicia sotto, quindi ho preso una vestibilità, cioè non ho preso proprio, se non sbaglio, una XXS, come mi avevano consigliato, ho preso una S, proprio perché volevo avere una vestibilità un pochino più morbida, anche per poterci in caso mettere poi una camicia sotto, secondo me poteva essere molto molto figo. Poi invece avevo un buono da Amazon, la parte di fashion, di moda, e ho preso un paio di cose, ve le faccio vedere subito. Allora, voi sapete che io vado matta per la Fjällräven, è il brand svedese che mi piace tantissimo, è quello che c'ha come logo la volpe, quindi c'era già proprio un certo feeling fra noi due. E sapete che io ho diversi zaini di Fjällräven che uso tantissimo, anche perché viaggio spesso e quindi molto spesso faccio anche delle cose in giornata, e quindi lo zaino loro io l'ho sempre stra usato. Anche adesso che io e Michele abbiamo iniziato a fare un po' di escursionismo in montagna o altro, abbiamo tutta quanta la loro roba per andare in montagna. Ci troviamo davvero molto molto bene. Mi mancava il Kanken, che è il nome del modello del zaino, color ocra, cioè dovevo assolutamente prenderlo. E mi serviva appunto un colore un pochino più primaverile. Non giudicatemi, ho un sacco di zaini di Kanken, lo so, però io ne avevo bisogno di questo. Mi piace tantissimo. L'ho già usato, testato per viaggiare, si è già fatto Roma, Gaeta e prossimamente si farà anche Milano. Quindi sono veramente super contenta di averlo preso, sono soddisfattissima perché poi la qualità dei loro zaini è veramente pazzesca, mi ci trovo davvero benissimo e lo consiglio sempre a tutti. Poi ho preso da Amazon Essential, ho preso queste. Sono delle pantofole, sono super soffici, super morbide. Non le ho ancora mai usate, sono nuovissime. Sono morbidissime, ma guardate che carino il colore, è perfetto per me. Cioè, non so, ho i capelli adesso così coordinati con le pantofole. Comunque mi piace da morire, adoro. Poi ho preso invece questa giacchetta, questo menta così sparatissimo, perché era molto molto carino. Ho pensato sopra un vestitino jeans, sopra un vestitino a fiori o altro, una giacca così, con questa tonalità così accesa, così allegra e divertente, secondo me era perfetta per la primavera. Sono contentissima, mi piace davvero moltissimo, e ha un'ottima visibilità. Il tessuto è anche leggermente stretch, e quindi è veramente anche proprio comoda da indossare. Adesso passiamo invece a un po' di fiori. Allora, ho trovato questo vestito che è di In The Style, l'ho trovato su ASOS e mi piace da morire. Ha un po' queste maniche un po' stile anni 80, perché sono queste maniche costruite a palloncino molto molto grandi, con l'elastico qua in fondo che sorregge molto bene la manica, quindi avete una bella manica un pochino costruita. Poi ha lo shearing su tutto quanto il petto. Quindi, se no piccolo, se no grande, se no medio, ci sta dentro proprio super comodo. E poi sotto c'è la gonna, ma questa fantasia a fiori, celestino, albicocca, pesca, proprio mi piace tantissimo. E il vestito è super comodo e non è per niente corto, perché ho sempre, col fatto che ho scoperto di essere alta, cioè pensavo di essere nella media, invece mi avete detto che sono alta perché sono 1,72. Molto spesso ho problemi con i vestiti perché sono troppo troppo corti, quindi cosa vuol dire? Che non mi posso piegare, se no mi si vedono le chiappe. Mentre invece questo vestito ha proprio la lunghezza giusta, è veramente fantastico, mi piace tantissimo e so già che appena farà un pochino più di caldo, ora sono molto coraggiosa a stare a maniche corte, ma vi assicuro che fa veramente freddissimo, sono sicura che lo indosserò davvero tantissimo anche quest'estate. Altro vestito che sono sicura che strauserò perché me ne sono perdutamente innamorata è questo vestito di Glamorous UK, che mi fa sentire un po' Caterina la Grande, un po' Elle Fanning in The Great. Mi piace tantissimo. Tra l'altro, questa tonalità di giallo pulcino penso che mi stia bene, perché se non sbaglio, io sono stagione spring e quindi questa tonalità di giallo mi dovrebbe star bene, e ha questo taglio bellissimo. È un vestito lungo, ma secondo me è comunque un po' sexy perché proprio segue molto bene le forme. Poi non lo so, mi fa sentire bella questo vestito. Mi sento molto a mio agio con questo vestito e mi fa sentire bene. E quindi è super approvato anche solo per questo. Invece, altro vestitino giallo, sempre con dei fiorellini, questa volta tono su tono, che ha un po' uno stile un po' Jane Austen, un po' stile Regency, ed è di Miss Selfridge. Questo vestito qui, allora, questo vestito invece
non è particolarmente sexy, non come l'altro. L'altro era un pochino più attillato, cadeva un pochino meglio addosso. Questo invece è dritto. Secondo me è molto fresco per l'estate. Infatti sono sicura che lo strauserò quest'estate perché col fatto che la gonna è molto più ampia e morbida, secondo me quest'estate mi salverà. Anche questo ha questo scollo molto carino arricciato sul davanti che secondo me comunque è uno scollo che valorizza. A me piace molto la mia parte qua davanti delle clavicole e quindi avere questi scolli comunque mi piace, mi fa sentire a mio agio. E poi la manica pure è molto molto carino. Michele non è convintissimo di questo vestito e in caso ho detto, senti, se vedo che non mi piace perché magari mi fa troppo nonna questa lunghezza, in caso lo accorcio senza problemi, da una smacchinata e via. Poi invece da Vero Moda ho preso questo vestito che purtroppo ha un design orribile, ma l'ho pagato veramente molto molto poco perché l'ho trovato tipo in saldo su un sito, l'avevo trovato in saldo a 10 o 12 euro, non mi ricordo, e quindi ho pensato, cavolo, la stoffa è stupenda, non la troverò mai, ma soprattutto questo metraggio non lo trovo, cioè se smonto il vestito non troverò mai questo metraggio a 12 euro, compro il vestito e me lo modifico, cosa infatti che voglio fare. Voglio in pratica trasformare questa maglietta in un top. In pratica farò uno scollo a V, taglierò, farò proprio un top col nodino semplice, super classico, perché la stoffa mi piace davvero tantissimo. Non so se con la balza sotto della gonna riesco a tirarci fuori un altro top, oppure magari mi faccio un nastro per i capelli, comunque sfrutterò anche quella, sicuramente. Mi piace davvero tantissimo. La tonalità di questo menta con la fantasia così a margherita, secondo me, è super super carina. Sono sicura che lo userò tantissimo il mio futuro top, non questo vestito. Il futuro top, sì. Poi mi sono data un po' la pazza gioia col denim. Ho trovato sempre su un sito super scontato questo vestito di Peace. Molto molto carino, in denim chiaro, mi va un pochino grande in vita e soprattutto qua sulle maniche, però nessun problema, penso che gli darò un puntino per stringere la manica e sarò con una cinta, magari con la cinta di Cézanne ocra. E secondo me questo, soprattutto d'estate, lo userò un sacco. Però mi sembra il classico vestito, quello da battaglia, che ti ci puoi mettere una scarpa carina se ti vuoi stire un pochino più carina, ma lo puoi tranquillamente indossare anche con una scarpa da ginnastica, secondo me l'effetto è veramente molto molto carino. Poi da Mango invece, questa se mi seguite su Instagram l'avete già vista perché ho ricevuto tantissimi complimenti quando l'ho provata e poi quando ve l'ho mostrata indossata dove l'avevo comprata, ho preso una tuta intera in denim e la stavo cercando in realtà da tantissimo, quindi sono molto contenta di averla trovata. Perché la trovo perfetta. E la cosa super comoda di questa tuta, cioè la gamba lunga, non skinny, con una gamba che finisce un pochino, non troppo flare, però è un pochino più larga. E la cosa proprio molto molto comoda, come vi dicevo prima, il fatto che sono alta, io comunque ho le gambe abbastanza lunghe, ma ho anche il busto abbastanza lungo, quindi molto spesso quando prendo le tutine tipo S o XS mi va corto di busto. Mentre invece questa, col fatto che è un denim che è un po' stretch, è perfetta, è perfetta, è super comoda, posso piegarmi all'indietro e non mi tira mai, cioè tira, non mi sega là sotto. È veramente super comoda e mi piace anche molto come mi sta, mi sento abbastanza a mio agio. Quindi sono veramente molto contenta di averla presa. Avevo mandato la foto a mia mamma e a mio Michele. E mia mamma ha detto, non lo so, non mi convince tantissimo, ma mi sta. Michele mi ha detto, invece ti sta fichissima, è super sexy, prendila. E sono molto contenta perché aveva ragione. Cioè, poi quando l'ho indossata anche dal vivo, gli è piaciuta, me l'ha provata. Anche alla fine anche mamma me l'ha provata, perché ha detto, la foto che avevo mandato dal camerino non la convince. Non so se lo fate anche voi, io, cioè, perché non posso mostrarmi, mi faccio le foto ai camerini. Quando sono indecisa le spedisco, tipo appunto a Michele, a mia mamma o alle mie amiche, per avere subito un feedback. Sono veramente molto contenta che Michele mi abbia convinto a prenderla. Tra l'altro, aveva anche con un ottimo prezzo perché costa meno di 60 euro se non sbaglio, che comunque c'è, cioè, il denim costa e una tuta tutta in denim comunque fatta molto bene perché, cioè, proprio la visibilità era buona, il taglio era buono, secondo me è un ottimo prezzo, sono veramente molto contenta. Sempre da Mango ho preso invece questa gonna qua, questo genere di gonne così midi, le indosso tantissimo soprattutto d'estate, fino anche proprio che non fa freddo mi devo mettere le calze, io comunque continuo a metterle. Sono molto carine, hanno di solito lo spacco, sono di solito in crepe o altri tessuti comunque molto freschi, molto leggeri, che hanno proprio anche una bella vestibilità. Non c'era purtroppo la mia taglia, c'era solo la taglia più grande. Di solito le gonne prendo in XS, invece c'era solo una S, ma l'ho stretta, cioè l'ho aperta, infatti dovevi mettere a posto le mostrine, l'ho smacchinata con la taglia e cuci di Elena quando sono andata da lei, l'ho sistemata e adesso è leggermente troppo stretta, cioè l'ho fatta meno di un XS. Comunque questo tessuto comunque un pochino cede durante l'utilizzo.
ed è veramente super carina. E anche questo sono proprio strasicura che la userò tantissimo, perché proprio è il mio tipo di gonna preferito. Altro acquisto da Mango, è stato un acquisto proprio un po' pazzo, ci ho pensato proprio a lungo, diciamo questo colore mi starà bene, non mi starà bene, perché in foto sembrava freddo, poi invece dal vivo è caldo, sono contentissima comunque di averlo preso. Ho preso sempre da Mango questo vestitino, proprio stile anni 90, faceva parte della loro collezione Revival anni 90, io sono una ragazza cresciuta negli anni 90, quindi come potevo resistere? Questo vestito, che so già quando metterò perché ho un matrimonio a breve, quindi lo sfoggerò lì, e ha questi tagli sul lato. E sulla schiena, secondo me molto 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 carini. E ho preso anche la giacchetta coordinata. Il colore alla fine lo trovo perfetto per i miei di colori, perché infatti se non sbaglio è proprio nella palette di Spring questa tonalità di rosa. Era un sacco di anni che non compravo niente di rosa e quindi mi sono fatta coraggio e ho detto un po' di rosa questa primavera. E sono molto soddisfatta alla fine di aver preso questo set, perché lo trovo veramente molto 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 carino. So che vi state chiedendo come mai Fiore non ci ha ancora fatto vedere delle scarpe. È impossibile che Fiore non abbia comprato delle scarpe per la primavera, e infatti le ho prese, però in realtà non ho trovato proprio il genere di scarpa che stavo cercando e che volevo, perché purtroppo mi sa che non va quest'anno quello che stavo cercando io, quindi succede. Ci sono degli anni in cui amo tutto quello che trovo nei negozi, altri anni in cui non compro assolutamente niente, neanche uno spillo. Ed è successo così tipo per 6 anni di fila, cioè per 6 anni di fila non c'era niente nei negozi che mi piacesse, poi boom, è esploso l'ocra, il terracotta e mi sono potuta rifare il guardaroba. Comunque ho voluto provare il brand Charles & Keith, perché l'avevo visto, mi era arrivato sponsorizzato su Instagram in una pubblicità. E avevo visto i loro modelli, mi sembravano davvero molto molto carini. E quindi ho detto, ma proviamoli, proviamo, vediamo un po' come sono. La trovo molto molto carina, molto molto comoda. È una sling bag molto carina, con i cinturini, un tacco basso, quindi assolutamente portabilissima anche con i jeans per tutto il giorno, proprio senza problemi. Mi piace soprattutto per il colore. L'ho trovato veramente super carino. Mi sono appena ricordata che quando sono andata a Roma in realtà ho comprato un altro paio di scarpe. Ve le faccio vedere subito. Nella mia testa erano più delle scarpe già per l'estate, però secondo me posso già iniziare a usarle ora in primavera. Anche queste sono delle sling bag, che come avrete immaginato sono tipo il mio modello di scarpe preferito. Queste invece hanno un tacco un pochino più alto, però col fatto che è così quadrato e largo, secondo me è super comodo. Sono bianche con la punta così scamosciata chiara. Sono bellissime e addosso stanno benissimo. Le ho provate in negozio che avevo i jeans ed erano una bomba con i jeans. Sono sicura che stavano benissimo anche con dei vestitini. Sono super super comode. Sono di Etel e la suola è in memory, quindi sono veramente super comode. Le ho prese in un negozio di scarpe a Testaccio a Roma e davvero mi sono innamorata. Cioè mia madre con me ha detto, sì, prendile, prendile, ti stanno benissimo, prendile, sono stupende. Sono veramente molto contenta di averla ascoltata. Perché secondo me, guardate, anche già su come sono vestita adesso, con gli orecchini così, la maglietta di Jane Campion, queste e i jeans neri, secondo me bomba, bomba di look, mi piace tantissimo. Quindi niente, ho preso un altro paio di sling bag. Piano piano la mia scarpiera sarà piena solo di sling bag e basta. Poi, ultime due cose invece, queste le ho prese proprio con l'ottica delle, le voglio usare anche d'estate perché voglio avere una roba fresca da indossare senza morire di caldo. Mi sono presa questo top di Brave Stole London, molto semplice, molto carino, questo verdino così a quadretti, non è il fiocco nudo sulle tette e basta, c'è cioè proprio anche il pezzettino sotto. È molto carino perché c'è appunto qua l'incrocio sul seno. Ha poi lo shearing dietro, quindi è super comodo, sta bello aderente ed è proprio molto molto comodo da tenere indosso. E poi ha la solita manica a palloncino così che trovo molto carina, ma soprattutto trovo fresca. Non so voi, ma io detesto i top che hanno le cose tipo appiccicate sotto le ascelle, soprattutto quando inizia a far caldo, proprio non le tollero. E poi, grazie a Jessica Chastain che ha indossato quel bellissimo vestito di Gucci sui toni dell'oro rosa e del lilla agli Oscar, ha detto lei è rossa, abbiamo più o meno gli stessi colori, solo quello purtroppo. E ha indossato il lilla e stava molto molto bene, ha detto ma quindi perché non provare? Perché non usare anch'io con il lilla? E ho usato con questa gonnellina, questa mini di Stradivarius, che ha il solito spacchettino qua perché è proprio una minigonna in stile anni 90 con lo spacchettino, però questa ha una lunghezza abbastanza umana, cioè non mi lascia
non mi lascia con le chiappe di fuori e stavo vedendo che ho preso una taglia 34, quindi è una 38 italiana se non sbaglio. Però ecco, non è una di quelle minigonne super super corte, ma ha una lunghezza decente, cioè da persona normale che non vuole appunto girare con le chiappe di fuori durante la giornata, che se gli cade qualcosa si può piegare e prenderla senza problemi. Comunque questo è stato il mio shopping per questa primavera, ma anche e soprattutto per la mia estate, perché in realtà soprattutto i vestitini li continuo ad utilizzare anche d'estate. Fatemi sapere se vi è piaciuto, qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Io forse facendo un recap delle cose che proprio mi piacciono di più. Allora, il vestito in stile The Great, il Fanning, quello giallo. Poi vabbè, il vestitino invece, quello con i fiori un po' anni 80, con le maniche pure, quello mi piace tantissimo. Vabbè, vi sto ridicendo tutto quanto. In realtà sono veramente super contenta di tutte le cose che ho preso e finalmente mi sembra più che altro che il mio guardaroba stia cominciando ad assomigliarmi. Per la prima volta dopo anni sono effettivamente soddisfatta di quello che ho nell'armadio. Ce cioè, lo apro e non dico più, ah, non c'è niente da mettermi. Ma finalmente ho le cose da mettere, e mi piace come le abbino e soprattutto sono riuscita a prendere tutte le cose in modo che si abbinino anche bene tra di loro. Cioè, per la prima volta mi sembra che finalmente sto facendo dello shopping mirato, nel senso che riesco poi a utilizzare ogni singolo pezzo, a costruire degli outfit che mi piacciono sempre. Quindi sono molto contenta. So che è una cosa, come dire, sciocca e leggera, però sono delle cose del piccolo quotidiano che comunque mi rendono felice. Comunque, fatemi sapere nei commenti qual è il capo che vi è piaciuto di più, o se vi sono piaciute di più le scarpe o gli orecchini sfortunati di Cézanne. Scrivetemelo nei commenti che vi aspetto. E per oggi direi che è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!